Possiamo? Allora io vi ringrazio per essere venuti oggi, so che ci seguite sempre con attenzione, alcuni di voi sono, se non tutti, sono spesso presenti e condividono con noi l'allegria di queste sedute lunghissime, per cui grazie. E mi permetto di aprire perché vorrei che fosse chiara una cosa, questo è un incontro che abbiamo chiesto con voi tutte le opposizioni. Non tanto per ribadire cose che già abbiamo detto ampiamente nel dibattito, quanto per chiarire il fatto che non si tratta di un cartellone elettorale, non è una lista civica futuribile di opposizione che si sta coagulando, è un fatto interno alla dialettica d'aula, quello che si è venuto a realizzare su un atto specifico. Avevamo avuto motivi di contrasto e di opposizione già alla presentazione di questo bilancio in sede di previsione nel 2000, quando fu a fine 2015, e le stesse motivazioni ulteriormente rafforzate dalle evidenze di rendiconto le abbiamo espresse ieri, quindi diciamo che sull'atto specifico con argomenti, temi, motivazioni differenti, però tutti quanti noi eravamo intenzionati ad esprimere un no. Tanto più spiazzati dal fatto che i ritardi della Giunta sono passati in secondo piano, mentre è emersa anche per l'opinione pubblica una colpa che ci è stata addebitata come Consiglio, cioè quella di aver tardato nell'approvazione di un atto così importante e dovuto per la città. In realtà a noi risulta che diciamo, a termine di legge la scadenza di presentazione del rendiconto era il 30 aprile, non sono state concesse proroghe, così come non è stata concessa proroga per la presentazione del nuovo bilancio di previsione, ma piuttosto che intervenire con solleciti o anche con azioni diciamo così forti nei confronti della Giunta, si è deciso a livello regionale di intervenire sui consigli. Noi però questo documento, corredato anche parzialmente dei documenti dovuti e corredato tardivamente di una corposa comunque poi finale relazione del Collegio dei Revisori, noi insomma questo insieme di documenti lo abbiamo avuto a nostra disposizione credo nella seconda metà di giugno, quindi in pratica abbiamo avuto sì e no una decina di giorni per fare due commissioni. Quest'anno si sono potuti fare, l'anno scorso vi ricordo che addirittura non c'è stato concesso di fare questo passaggio, e poi i tempi necessari per un dibattito, perché il rendiconto, anche se è stato detto che è un tirare la linea e fare un totale di quello già speso, quindi c'è poco da intervenire, il rendiconto ha uno spessore politico importante. Ora, che l'amministrazione vada e continui ad andare verso uno sminuimento di questo momento, quindi di fatto affrontato con sufficienza, è un problema dell'amministrazione, ma che anche al Consiglio venga chiesto di non fare sintesi, di non fare rendiconto su quello che si è speso per tutto un anno e come si è speso, mi pare un po' troppo. Allora la nostra funzione quale sarebbe? Solo quella di alzare la mano? E insomma, obiettivamente a questo ci siamo ribellati. Abbiamo chiesto dei rinvii perché per noi, il nostro punto di vista, credo legittimo, democraticamente parlando, noi abbiamo chiesto ulteriore documentazione di dettaglio anche quando non era normativamente cogente, diciamo, da questo punto di vista. Tutto questo ci è stato impedito di allungare in tempi diciamo dovuti, anche saggi, di allungare il dibattito. Avevamo 30 giorni dalla prima seduta utile per approvare il documento. Alla fine avete visto, senza isterie, la votazione c'è stata, non abbiamo pensato a nessun gesto eclatante, però l'amarezza è tanta, soprattutto perché sono stati diciamo calpestati i diritti di espressione e di sintesi politica del dibattito. Chiudo dicendo che ci appelliamo a voi per avere un giusto tramite nei confronti della popolazione di Ragusa, perché qui ci sono consiglieri che lavorano, si impegnano, voi avete visto che molti di noi, pur provenendo da altre professioni, si sono messi a studiare, altri sono più addentro a questioni di bilancio, tutti quelli che siamo intervenuti io credo con evidenze documentarie, dopo studi, dopo aver consultato anche esperti, non abbiamo sparato numeri a caso come è stato detto, non abbiamo sparato
su nessuno, soprattutto non abbiamo insultato nessuno, abbiamo obiettivamente messo alle strette un assessore, un dirigente o anche un collegio di revisioni che, di revisori, che ha dei compiti da svolgere e noi abbiamo il dovere, ma anche il diritto, di pretendere che la nostra funzione di controllo venga esercitata fino in fondo. Qui non c'è funzione di indirizzo, in questo caso lo sarà quando ci sarà, speriamo, il bilancio di previsione, che anche quest'anno alla fine sarà un rendiconto di fatto, perché arriveremo quasi a spesa conclusa. Però sul bilancio di rendiconto noi abbiamo un diritto di esercitare un controllo, e questo controllo noi lo abbiamo, abbiamo cercato di onorarlo con tutti i nostri mezzi. Se poi non si trova spazio democratico per una cosa del genere, io credo che allora vuol dire che a Ragusa stiamo vivendo dei tempi piuttosto brutti che non immaginavamo veramente di dover vivere. Ecco, io poi entrerò in una questione specifica che mi interessa, però chiudo qui la presentazione e vorrei dare subito la possibilità ai miei colleghi di intervenire. Grazie, Carmelo. Intanto vi ringraziamo anche perché la convocazione è arrivata tardi ieri sera, ma abbiamo finito, e vorrei rimarcare che il Movimento Partecipiamo non è presente solo per motivi logistici di assenza dal Ragusa, e il Movimento Civico Ebleo con Gianluca Morando, che invece ha gravi problemi di famiglia, ma è sostanzialmente presente. E rispetto a quello che avete già visto e sentito in consiglio, io vorrei rimarcare con forza una cosa: la diffida del commissario è una delle cose più ingiuste che si possano essere, che si sono consumate, dico, nei confronti di un consiglio comunale che non è stato inadempiente, perché è stata inadempiente la Giunta. La Giunta aveva un termine che era il 30 aprile per presentare il rendiconto, invece l'ha presentato il 30 maggio. I revisori hanno preso i 20 giorni canonici per stilare il parere, significa che arriviamo al 20 giugno. Ora, mettere il Consiglio nelle condizioni di dover approvare, altrimenti c'era lo scioglimento, sinceramente è un ricatto che noi per primi non abbiamo accettato, né il bluff del consigliere Maurizio Stevanato, che ha pensato bene di intimorirci con la frase di la dichiarazione di non volere votare il bilancio. Erano sotto controllo dall'onorevole Cancellieri tutti e dovevano assolutamente essere in aula per garantire il consuntivo al sindaco Piccitto. Questo mi pare doveroso dirlo. Il piagnisteo dell'assessore Martorano non lo accettiamo più, sono stati commissariati 200 comuni, signori, 198 hanno regolarmente fatto il rendiconto, non so neanche se anche il previsionale, eppure tutti con le stesse condizioni, nelle stesse condizioni della Regione Sicilia. E questo è per noi una cosa importantissima, l'essere qua tutte le forze politiche, come diceva Carmelo, al di là del colore, significa che siamo compatti su alcuni contenuti, come per esempio quelli che si sono consumati ieri sera. Io vorrei sviluppare solo una cosa, poi lascio subito la parola ai miei colleghi. Per me, per la battaglia che abbiamo fatto l'anno scorso, per come ci ha derisi l'assessore Martorana, questo rendiconto ha un significato importantissimo. Noi l'anno scorso abbiamo intrapreso la battaglia dei residui attivi dell'IMU, che aveva contestato De Petro e che il revisore dei conti, il dirigente, avevano giudicato attendibili ed esigibili, benché privi di una obbligazione giuridica perfezionata. Hanno preso in giro il Consiglio, hanno preso in giro gli enti locali, perché io vi ricordo che avevamo fatto un esposto e questa è la nota del Collegio dei Revisori che risponde alla Regione, dicendo, e lo fa di sua responsabilità, che l'indagine condotta ci consente di qualificare con certezza il valore riportato nel rendiconto di gestione attendibile. Se ne assume le responsabilità, perché se erano attendibili l'anno scorso quel valore dell'IMU e quindi erano esigibili, non si capisce come nel giro di qualche mese questi non lo siano stati più, al punto tale da essere cancellati.
Questo aveva una refluenza sul patto di stabilità, questo dato, perché grazie a quel dato, se voi ricordate tutta la questione che ci fu, mentre in un primo momento era stato certificato il rispetto del patto di stabilità per un obiettivo di 162.000 euro, poi con una bella manovra di finanza creativa questi 162.000 euro diventarono di colpo 2.500.000 per i due revisori, mentre De Petro diceva, qui non voglio io dico difendere De Petro, poi ognuno, ma è chiaro che abbiamo appurato la faccenda, invece si sforava per diversi milioni di euro. E non si è sforato grazie all'aver mantenuto in bilancio 11 milioni che non andavano mantenuti. Questo è il dato di fatto e questa, sapete come si chiama? Truffa allo Stato, elusione del patto di stabilità, falso in bilancio. E io vi comunico e mi auguro che tutti i capogruppo che sono qui presenti, le forze politiche, possano seguire assieme a noi, tutti insieme, dico, questa strada. Noi vorremmo un'audizione con la Corte dei Conti e con gli enti locali, prima di tutto perché hanno preso in giro loro, perché è chiaro che la Regione si è fidata di una giustificazione, no, di articoli di legge e quant'altro, fatta dal revisore dei conti fino al punto tale di avere chiuso il procedimento. Quindi questa cosa è importantissima, ecco perché ha un valore politico incredibile. Allora è facile fare quadrare i conti, eh? Che ci vuole? Mettiamo una somma, poi la leviamo, poi la rimettiamo. Questo non è possibile. Noi vogliamo che si ripristino invece i principi di legalità in questo bilancio, che sono fatti in modo tale da non avere penalità. Giustamente l'anno scorso non avrebbero potuto assumere i dirigenti che hanno assunto, quindi è una cosa molto importante questa, molto particolare, che va portata avanti e lo farò, dico, fino a che avrò forza per poterlo fare. Poi un consuntivo invotabile, non abbiamo avuto paura dello scioglimento del Consiglio, l'abbiamo detto ieri sera, abbiamo votato convintamente no, perché un rendiconto che nasconde fra le pieghe un falso dell'anno scorso e nasconde fra le pieghe anche una serie di scontri istituzionali fra il segretario generale che diffida il revisore dei conti, fra i revisori che litigano e ammoniscono il dirigente, anomalie contabili, questo viene fuori dai verbali dei revisori che abbiamo letto attentamente, che ho preso tutti. Quindi per noi la bocciatura è come dire, ha un importante significato. Li attendiamo al bilancio di previsione e vedremo se questa maggioranza si è realmente compattata. Non mi pare, visto l'astensione di Gulino al voto finale, quindi questo è un dato di fatto che nessuno può come dire, mettere in discussione. Io mi fermo per il momento, do la parola agli altri e poi ovviamente risponderemo sulle vostre domande. Lo diceva bene il consigliere Jalacqua, lo spirito che muove questa conferenza stampa non è quello della formazione di una lista civica unica, ma è l'avere consapevolizzato che occorre alzare il livello dell'attenzione, perché pare che la città per certi versi sia disattenta. Un atto importante, quello di ieri, che arriva in forte ritardo in aula e che è emblematico di quello che è l'amministrazione Piccitto. Un atto che al proprio interno è tante cose insieme. Mostra la inconsistenza del sindaco Piccitto, perché il risultato di ieri ha certificato che il sindaco Piccitto è sprovvisto di una maggioranza politica, addirittura dai 20 consiglieri di riferimento a inizio consigliatura è passato a 14, atteso che il consigliere Sigona ha votato negativamente l'atto e il consigliere Gurino si è astenuto. Dimostra
la fine di una stagione politica. La bocciatura dell'atto in forza della diffida pervenuta dalla Regione avrebbe comportato lo scioglimento del Consiglio Comunale. Nessuna strategia, nessun tentennamento, noi altri che abbiamo votato per primo, anche raccogliendo le provocazioni dei consiglieri di 5 Stelle, non abbiamo avuto problemi a dire che eravamo disponibili a mettere un punto alla esperienza. Potevamo scegliere strategie diverse, assentarci dall'Aula, fare votare loro per primo per capire qual era l'orientamento, l'andazzo, e invece ci abbiamo messo la faccia, come siamo soliti fare. Abbiamo detto e abbiamo invitato l'Aula a bocciare l'atto e andare tutti a casa, confidando che a seguito di tutto ciò il sindaco stesso potesse rassegnare le dimissioni e consentire alla città di Ragusa di tornare a nuove elezioni e di scegliersi nuovi amministratori, questa volta sì capaci, questa volta sì adeguati. La terza cosa che emerge dalla lettura dell'atto è il fallimento dell'amministrazione e delle alleanze che ha posto in essere durante la sua consigliatura. È fallita l'alleanza con il Movimento Partecipiamo, questo è un dato politico, fallisce nel passato, nel presente, immagino anche nel futuro. Se è vero come è vero che ieri il capogruppo di Partecipiamo ha votato negativamente il rendiconto di gestione 2015, sconfessando di fatto e nei fatti un intero anno di gestione condivisa. Ricordo che il Movimento Partecipiamo era presente fino a pochi mesi fa in giunta con un proprio rappresentante. Se si è arrivati a queste conclusioni è del tutto evidente che nel corso della gestione si sono masticati troppi bocconi amari. Questo è quello che il risultato e il significato del voto di ieri. Adesso ci aspetta il bilancio di previsione, la storia sarà certamente un'altra, non hanno più i numeri ed è risulta del tutto evidente, ci faremo carico noi altri di prospettare un bilancio, se serve, alternativo, se serve, perché a oggi non c'è dato di sapere nulla, quindi non sappiamo neppure se il bilancio licenziato dalla Giunta sarà aderente a quelli che sono i bisogni della città, ma se dovesse essere ancora una volta rispondente a certi ragionamenti che guardano al particolare e poco al generale, noi altri ci faremo carico di presentarne uno realmente alternativo. Bene ha detto Jalacqua nella presentazione, sarebbe un errore politico dare la sensazione che l'insieme delle opposizioni possono dare, cominciare a pensare di costruire un'alternativa tutti insieme, sarebbe un errore politico. Bene ha fatto a specificare che siamo qua mossi dall'intento di avviare un percorso comune circa i temi. Al di là delle illegittimità e delle pericolosità di questi atti, perché quando si parla di falso in bilancio è chiaro che bisogna anche valutare l'opportunità, e questo è l'invito che io faccio a tutte le opposizioni, anche di andare in procura, non bisogna andare solo alla Corte dei Conti a chiedere garanzia che i processi messi in atto siano legittimi, bisogna andare anche in procura, perché se si teorizza che c'è falso in bilancio bisogna poi comportarsi di conseguenza. Quindi questo è l'altro invito che il Partito Democratico fa a tutte le opposizioni, nella necessità di mantenere questa compattezza. Rispetto al merito invece delle questioni, si certifica, come abbiamo detto ieri, si rende conto del fallimento del,
politiche grelline, per l'eccessiva tassazione a cui non corrisponde secondo noi un corrispettivo in termini di servizi sociali, no, si certifica e si rendi conto una mancanza di visione della città, perché l'assessore, che sembrava un dirigente piuttosto che l'assessore, non ci ha spiegato come ha utilizzato questi soldi, non ha voluto caratterizzarlo per quanto riguarda, anche se fosse il rendiconto, non ci ha spiegato e non ha raccontato né al Consiglio Comunale né alla città per come vuole caratterizzare, per come ha voluto caratterizzare il suo rendiconto. L'ultimo elemento, per evitare di essere prolisso, è un tema che abbiamo sollevato tutti e che mi pare necessario farlo rimergere in sede di conferenza stampa. Non conosciamo come questi soldi provenienti dalle royalties sono stati utilizzati, e l'assessore Martorana non può utilizzare un momento mediatico per spiegarci come sono utilizzati. Noi vogliamo le carte, noi vogliamo sapere come sono utilizzati, anche perché su questo tema da parte nostra c'è una denuncia sempre alla Corte dei Conti. Voi sapete, e lo ribadiamo ancora una volta, che questi soldi non possono essere utilizzati per le spese correnti, per quanto nobili, e non le conosciamo queste spese correnti, come sono, e non ci basta una conferenza stampa, vogliamo le carte. Ma su questo c'è una posizione forte anche da parte nostra, da parte del partito regionale, e quindi una mancanza di rispetto non solo nei confronti del Consiglio Comunale intero, ma nei confronti della città tutta, perché non conosciamo come sono stati spesi questi soldi provenienti dalle royalties. Io, se non c'è qualcun altro per intervenire, vi volevo fare un appunto sulla questione delle royalties. Allora, ieri avete visto che ho dato questo documento ad alcuni di voi, lo ripropongo, perché è ricavato da uno studio corposissimo della Corte dei Conti sezione Basilicata, che ha voluto fare un resoconto della spesa di tutte, perché le entrate erano note, della spesa delle royalties in tutti i comuni della Basilicata. Sapete che sono tantissimi, dal 2000 al 2013. Io ho preso un solo comune, quello di Vigiano, non per gli abitanti, perché sono 3.142, ma per il gettito che hanno avuto. Se andate a controllare nella prima pagina, nel 2012, nel 2013, hanno avuto gettiti da IMU che similari a quelli che ha avuto questo comune almeno nel 2014, poi sono andate anche a crescere, ecco, e si manterranno alti anche quest'anno. Bene, questo comune, quindi un comune con evidentemente uffici al minimo in termini di unità, è riuscito a produrre, andate a vedere, un dettaglio di spesa eccezionale. Da questa spesa la Corte dei Conti ricava che è vero che una parte, il 53,49%, sono state utilizzate per la spesa corrente, però attenzione, per finanziare cosa? Contributi a associazioni, bandi, franchigi su consumi del gas, e poi ancora bandi a sostegno all'occupazione, all'agricoltura, alle attività produttive, alla formazione. Qua parliamo di decine di milioni, quindi anche, oppure, ecco, franchigie sul consumo di gas metano. Quindi sono tutti interventi di spesa straordinaria, che vengono finanziate con interventi con entrate straordinarie, di cui ha avuto beneficio ampiamente la popolazione. Noi qui chiedevamo questo, allora io, il collega Massa e la collega Migliore, il 22 febbraio, se mi permettete, vi invio in posta elettronica il testo della nostra richiesta di accesso agli atti e le risposte sia del Collegio del Revisore e del dirigente. Ebbene, prima ci avevano promesso la produzione di questa documentazione a metà, e la documentazione che chiedevamo è questa, cioè non chiedevamo la luna, chiedevamo quello che è un comune, ripeto, con uffici evidentemente dimensionati sulla popolazione di 3.142, ma con un gettito di royalties altissimo, un comune come Vigiano è riuscito a produrre. E abbiamo chiesto questo, il dettaglio in sede di previsione non ce lo hanno concesso, in sede del rendiconto nemmeno, addirittura si sono appellati è un'interpretazione creativa che fanno loro della legge, per cui non sarebbero tenuti a presentare nulla. Allora, noi chiediamo qui il dettaglio, non insistiamo più nemmeno su una questione su cui sta insistendo il PD, che abbiamo aperto pure noi, cioè quella della corrispondenza della spesa rispetto a quello previsto dalla legge 9 siciliana e ancora prima dalla 625 del 1996. Non chiediamo, cioè,
di sapere quanto avete speso in investimenti. No, a questo punto ci limitiamo a dire, va bene, avete deciso liberamente, credete di avere appoggio da parte della legge per come la interpretate, diteci almeno come e in che misura. Non è ricavabile da nulla questo dato. Perché siamo allarmati? E qui chiudo. Perché se voi andate, perché l'idea che sta passando in amministrazione, ecco perché ce l'ho con gli uffici, ecco perché ce l'ho anche con il collegio revisori, l'idea che sta passando è quella che queste sono risorse non straordinarie ma ordinarie e che quindi possono essere impiegate liberamente per qualunque tipo di spesa. Vi ricordo che fino a qualche mese fa l'assessore Martorana, in quelle diapositive che rivendicava come esplicative, in realtà diceva che erano state impiegate solo per spese straordinarie. Ora l'ultima loro versione è che le possono spendere come vogliono, non ci dicono come e in che misura, va bene? Questo è un diritto perché sono soldi di tutti i ragusani. Ma la cosa più preoccupante è questa. Allora, andate a vedere il gettito di royalties negli anni precedenti, 2009, 2010, 2011, eravamo sotto il milione, intorno al milione. Poi improvvisamente abbiamo avuto un innalzamento a 5 milioni nel 2013, saranno serviti per dei debiti fuori bilancio, non li contestiamo, poi un innalzamento incredibile nel 2014, circa 15 milioni, nel 2015 circa, sto parlando di introiti in bilancio, oltre 28 milioni, il prossimo bilancio probabilmente vedremo cifre tra i 17 e i 20 milioni, tra i 15 e i 18, ecco perché parlavo di un in tre anni 60 milioni, non sparo cifre a caso, va bene? Allora, se noi avessimo negli anni 2010, 2011, gli anni precedenti, giusto? Pensato di finanziare la spesa corrente contando su introiti straordinari, noi saremmo già rovinati perché l'introito dell'epoca era intorno a un milione e mezzo. Il fatto che siano aumentate nel 2013, 14 e 15 non vuol dire che il trend storico sia assestato su queste cifre. Ci troviamo davanti ad introiti straordinari, ma questi introiti straordinari stanno servendo per finanziare una spesa maggiorata consolidata. Spesa che riguarda servizi essenziali della città. Nel momento in cui questa spesa e questi introiti non saranno più a nostra disposizione con questo trend, con queste dimensioni, cosa che può avvenire perché i fattori che fanno aumentare o ridurre queste somme non sono in disponibilità del comune, dipendono dal mercato, dipendono dalla vita del pozzo che ha un apice e poi tende a scendere, bene, il giorno in cui queste cifre saranno ridotte, questa spesa come si finanzierà? Allora gli introiti, gli equilibri, ecco, appunto, gli equilibri sono messi in pregiudicato oggi, ma soprattutto per il futuro. Poi c'è stato un innalzamento dell'introito delle tasse ed è pure vero, d'altra parte bisogna dirlo onestamente, che gli introiti derivanti da trasferimenti da Roma e da Palermo hanno avuto un taglio selvaggio, cosa che ha accomunato questo comune a tutti gli altri, ma questo comune bilancia per ora facilmente rattoppando con queste royalties. In realtà il bilancio non è stato consolidato, quindi si è fatta un'operazione sui residui attivi, anche quella senza alcun controllo da parte nello specifico, si sono fatte altre operazioni pari di taglio, tuttavia la cosa preoccupante è questa: noi non abbiamo un dettaglio di spesa di questi, fino a quando non avremo un dettaglio di spesa, noi siamo autorizzati a pensare che sia andato tutto in spesa corrente. Non solo, vi dico un'altra cosa più grave, ed è questa: non li spendono. Vedete qua, questo è il manifesto che hanno fatto ieri l'anno scorso a proposito del piano triennale delle opere pubbliche, ve lo ricordate? Consigliere Tumino è più capace di me a valutare un piano di opere pubbliche triennale, ma fu detto in quell'occasione che questi 10 milioni erano tutti finanziati con royalties. Ebbene, se ne hanno finanziato un terzo con le royalties è assai. Il risultato è che i due terzi avanzati non vanno in fondo vincolato triennale, non possono essere disponibili per la spesa, in realtà vanno in accantonamento, quindi c'è una cifra consistente, questa e forse anche altre, di denari provenienti da royalties che non vengono spesi, perché manca programmazione. Se avessimo avuto pronti i progetti del PAES, per esempio, i progetti ambientali, i progetti investimenti ed altri progetti, a marzo dell'anno scorso questo comune sapeva già che avrebbe incassato 28,3 milioni di euro e avrebbe immediatamente potuto procedere all'approvazione del bilancio, che poi poteva essere modificato nel tempo con degli aggiustamenti se venivano meno alcuni trasferimenti, ma aveva un grosso
di somme da impegnare in investimenti, e lo poteva fare benissimo. Nel momento in cui il bilancio è stato approvato ad ottobre, anche l'assessore Corallo è stato spiazzato, lui che si era ovviamente aveva messo la faccia su questo manifesto. Perché? Perché non sono stati emanati i bandi relativi alle opere che erano previste qua dentro. Per legge, se non c'è almeno il bando, quelle somme non possono essere impegnate per l'anno successivo, quindi una messa notevole di questi fondi straordinari vanno addirittura in avanzo per l'anno successivo. Voi mi direte, verranno spese l'anno successivo, e chi l'ha detto? Ma perché si producono avanzi di 30 milioni? Chiudo, scusate, prego. Dico solo veramente un fatto che non è marginale, ma che diventa assolutamente centrale. Questa amministrazione da 3 anni ancora non ha capito cosa fare. Ci sono ruoli diversi all'interno del comune. C'è chi ha il ruolo dell'indirizzo ed è la giunta, il sindaco, c'è chi ha il ruolo della gestione e parliamo degli uffici, dei dirigenti, e chi ha il ruolo del controllo degli atti amministrativi, i consiglieri comunali. Beh, da 3 anni a questa parte, nonostante i reiterati inviti, le reiterate richieste avanzate a vario titolo da ciascuno di noi, non ci è stata data l'opportunità di esercitare il controllo pieno sugli atti. Sulle royalties ultimamente è stato prodotto uno scritto a firma di Carmelo, Sonia e Giorgio Massari per chiedere il conto. Lo avevamo fatto anche noi negli anni passati, non ci è stato risposto né a noi né a loro. Sulla tassa di soggiorno, il regolamento che hanno voluto loro imponeva che al rendiconto di gestione doveva essere allegata una relazione esplicativa sulle spese. Abbiamo discusso in aula del rendiconto di gestione, di questa relazione non vi è traccia, solo un timido cenno all'interno della relazione del consuntivo. E da tre anni, fin dal primo giorno dell'insediamento del sindaco Piccitto, che chiediamo di avere conto e ragione dei soldi distratti della legge 61-81. Ci hanno chiesto tempo, 2 mesi, 20 giorni. Noi siamo stati disponibili ad attendere, perché capiamo che non è una cosa che la si può risolvere nell'arco di un giorno, di un mese, ma 3 anni mi sembrano anche troppi. Allora non c'è volontà di consentire ai consiglieri comunali di esercitare l'attività di controllo. Questo è il dato assolutamente eclatante che emerge dalle discussioni di ogni giorno. Di questo noi ci siamo stancati. Loro hanno vinto le elezioni, hanno il dovere di governare. Noi siamo stati relegati al ruolo di opposizione, abbiamo il diritto di esercitare l'attività di controllo sugli atti, diritto che ci viene impedito. Questo succede anche quando, scusate, noi le proposte le facciamo, perché proprio per tornare un breve cenno alle royalties, io vi ricordo che noi abbiamo presentato non uno, ma 2 piani di utilizzo delle royalties, che in fondo avrebbero fatto in maniera preventiva quello che poi lì si fa al rendiconto, no, cioè calcolando delle percentuali di spesa, quindi controllo in effetti non ne vogliono. Quindi oggi io sinceramente mi chiedo qual è il difetto che è di programmazione, dove sta? Perché se non c'è un minimo di programmazione, ovviamente non ci può essere una corrispondente azione di fattività. Bocciati, tutti e due. L'atto di indirizzo è stato fatto a febbraio del 2015, che prevedeva l'impiego delle norme prevalentemente per finanziare il paese. Perfetto. Quindi voglio dire, non vogliono neanche questo sostegno. E poi per converso vediamo questa fascia tricolore usata così spesso per inaugurare. I cessi, come qualcuno disse in consiglio, che peraltro provengono da iniziative nostre, l'acquisto dei bagni autopulenti, l'istituzione delle navette fra il Castello Donna Fugata, il centro e gli infoturisti, proviene da un atto di indirizzo approvato su nostra proposta nella tassa di soggiorno, credo di un paio d'anni fa, che è stato approvato dal Consiglio.
Allora, se dobbiamo annacquare le cose gravi con la doccia marina, dico, se ci soddisfa continuiamo a fare, se ci sono difficoltà Cancelleri non deve fare incontri sotto banco per cercare i sostegni, non è la prima volta che ci sono, ormai ci hanno abituato a questi grandi governi di responsabilità, ma deve essere il primo cittadino a venire in aula e aprirsi al Consiglio Comunale, perché delle due l'una, no? Cioè portano un rendiconto così e poi inaugurano la doccia lì, non so, che hanno una bella, dico, ma nessuno l'ha contestata, però non può essere messa allo stesso piano. Prima c'è stata una commissione sulla cultura, qualcuno di voi era presente, no? Dove non esiste, cioè non abbiamo l'assessore alla cultura, c'è il sindaco ma di fatto non lo può curare, no? Abbiamo il Quasimodo, ci abbiamo speso un sacco di soldi, non abbiamo l'agibilità, e quindi voglio dire, è una situazione un po' così. Prego, se avete domande. Il ruolo dei revisori, il ruolo del revisore. Competenti,